5 Stelle. Oggi il Partito Democratico ha impiegato tutto il tempo ad attaccare il Movimento 5 Stelle. Questo mentre è uscita l'indagine del Censis che parla di 11 milioni di cittadini italiani che rinunciano a curarsi per motivi economici e mentre cercano di abolire la guardia medica notturna. Noi invece cerchiamo di lavorare sui temi e nei nostri comuni riusciamo a ottenere risultati importanti. Il confronto prosegue in aula, ma le distanze rimangono siderali anche sulla legge di riforma dei partiti approvata in serata. Per oggi si chiude qui. Domani è un altro giorno e si vedrà.